stiamo implementando un programma di educazione terapeutica per pazienti diabetici e obesi nella prevenzione e cura del diabete tipo 2 con obesità. L'esercizio fisico viene effettuato in sessione di ballo due volte alla settimana e i pazienti aderiscono a un programma di modificazione comportamentale. Sono Damiano Giampietro, ho 64 anni e con questo studio ballando il mio tenore di vita è cambiato. Facevo 4 insuline al giorno da 22 anni e adesso ballando da un anno sono diminuito di peso e le insuline ne faccio una alla settimana. Con tua fisica e tua comica, con mia tua anatomia, la cerveza e il tequila e tu boca con la mia, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, con tu fantasía. Mi chiamo Alberti Maria Teresa, ho 55 anni, sono diabetica, ipertesa e con problemi di peso e di apnee notturne. Venendo qui a ballare, il mio diabete si è, da un anno e mezzo si è compensato bene, perché da 11 glicate che avevo è passata a 6,4. Vengo qui perché mi diverto molto, sia per la mente che per il corpo, perché la mente vieni qui non pensi a niente, hai problemi li lasci a casa, e per il corpo perché anche se io non perdo peso, il mio diabete si è messo a posto. Mi chiamo Monbelli Maria Antonietta, ho 51 anni, ho iniziato a ballare a gennaio, ho perso 9 kg e in questo progetto per me è cambiato tutto. Mi sono voluta più bene, ho accettato di più il mio peso e questo mi ha portato anche ad avere un buon rapporto con gli altri oltre che a me stessa. Di Gian Battista e sono frequento il corso più di un anno e mezzo, quasi 2 anni. Mi è stato riscontrato ancora a gennaio questo problema di glicemia. Da quando frequento questo corso sono riuscito a risolvere tutti i miei problemi senza dover assumere medicinali. Attualmente io ho una glicemia abbastanza stabile che mi oscilla 100 la mattina e 100 la sera con un peso attualmente stabile. I benefici sono molteplici perché addirittura mi è passato anche il mal di schiena e la cervicale. Lo studio ballando che abbiamo effettuato 2 anni fa ha dimostrato che l'esercizio fisico e la modificazione dello stile di vita viene ad essere mantenuto nel tempo con attività di gruppo e con attività piacevoli, quale appunto il ballo. La nostra intenzione è di diffondere sempre più questi programmi affinché a questo contenuto in modo efficace i pazienti trovino da un lato stimoli per modificare lo stile di vita e dall'altro mantenerli nel tempo.